La città di Gallipoli è situata sulla costa occidentale del Salento, affacciata sul Mar Ionio. Questa affascinante città marinara, ricolma di arte e storia, ha una forma molto particolare. Una piccola isola racchiude la città vecchia e un ponte seicentesco la congiunge alla terraferma. Il nucleo antico è un reticolo di vie tortuose e anguste, contornato da una strada che corre lungo le mura. Nel groviglio di viuzze si aprono improvvisi slarghi, compaiono chiese barocche, cappelle votive, cariche di decorazioni pittoriche, fastosi palazzi, nobiliari, conventi e un poderoso castello corredato da bastioni a torre di difesa. Il 5 febbraio la città di Gallipoli e l'intera comunità diocesana neretino-gallipolitana celebrano solennemente la memoria della patrona Sant'Agata Vergine e martire catanese. Secondo la Passio Latina, riportata negli Acta Sanctorum, Sant'Agata subì il martirio nella natia Catania sotto le persecuzioni cristiane dell'imperatore Decio. Lei, consacrata a Dio fin dalla sua fanciullezza, disprezzò le attenzioni del proconsolo Quinziano, professando apertamente la sua fede in Gesù Cristo. Il magistrato, dopo varie lusinghe, la fece sottoporre a feroci tormenti, ordinando che le fossero strappate le mammelle e che fosse abbandonata in carcere. Nella notte un vecchio apparve in un angolo della cella. «Sono l'apostolo di Cristo, non avere timore di me, o figlia», disse il vegliardo guardandola. Il tiranno, che si aspettava di vedere un corpo esamine, si trovò dinanzi una giovanetta fiera, ritembrata dal martirio. Chi, contro il suo volere, aveva curato la fanciulla? «Cristo, mio Dio, mi ha guarita», esclamò Sant'Agata. Quinzano, perduto l'ultimo lume della ragione, ordinò che venisse arsa viva sul letto di brace ardente. Ma c'è una storia più recente a Gallipoli che si celebra ogni 1° novembre, la festa di ogni santo, che a Gallipoli viene celebrata in un modo molto particolare. Tutti i bambini di Gallipoli partecipano e ognuno interpreta un santo. E per le vie della città si possono leggere parole come: «I santi sono gli amici di Gesù Cristo».